Si infiamma il dibattito sulla già incandescente questione sanità di montagna, in seguito all'ultimo esasperato appello lanciato da CGIL e CISL. Secondo le due sigle sindacali, il sistema sociosanitario valtellinese rischierebbe il tracollo. L'ultimo e preoccupante campanello d'allarme, nonostante ieri Regione Lombardia abbia annunciato l'assunzione di 259 figure, la perdita di due primari dell'azienda sociosanitaria Valtellina ed Altolario, il neochirurgo Alberto Luca Messina e la cardiologa Emanuela Tavasci. Un frangente che, secondo i sindacati, lascerebbe ben poche speranze all'orizzonte. E anche i cittadini fanno sentire la loro voce sulla pagina social di Telesondrio News, denunciando situazioni al limite dell'inverosimile. Interminabili liste d'attesa ed estenuanti maratone per assicurarsi il primo posto libero per una visita fra le strutture sociosanitarie di Valtellina ed Altolario sono solo alcune delle criticità emerse, anche se c'è chi ancora all'uscita dell'ospedale si ritiene soddisfatto del servizio erogato dall'azienda sociosanitaria. Sì, sono soddisfatta per quanto riguarda le cure mediche e tutto. Posso fare un appunto, ho avuto recentemente un infortunio. È stata chiamata l'ambulanza e tutto quanto e mi hanno portato a pronto soccorso. Purtroppo lì ho aspettato dalle 5 e mezzo neanche fino alle 2 di notte. Una volta era diverso, adesso è tutto. Se si vuole ottenere qualcosa bisogna andare fuori. Sono mesi che aspetto per fare un intervento, però evidentemente fanno quel che possono. Ormai i tagli sono palesi e manifesti a tutti. Io dell'azienda ospedaliera di Sondrio io sono sempre stata contenta. Ho avuto parecchie occasioni di usufruire dei servizi, sia con i miei genitori, con mia mamma che c'è ancora e mio papà purtroppo è mancato, io sono sempre stata molto soddisfatta. Per quanto riguarda le liste d'attesa invece? E sono leggermente peggiorate forse nell'ultimo anno. Liste d'attesa, guardi, a oggi sono le un po' lunghe oggettivamente, però le ripeto, essendo sottoposto a una patologia, diciamo così che ci pensano loro tutto direttamente, per cui... non ho grandi difficoltà neanche in questo senso. Io ho avuto un incidente giovedì scorso, ma mi ha trattato bene, sono contento. È soddisfatto del servizio erogato dall'azienda ospedaliera? Non tanto. Per quale motivo? Continuo a cambiare medici e non mi fa queste cose. Quindi l'assenza di personale pesa anche poi sul servizio? Perché vedo gente che devo andare all'ospedale o cambiare per andare a fare una visita o Grove Donna o altre parti e qui è sempre... Esco adesso dalla segreteria, ho richiesto l'esito di un esame e mi hanno detto che ci vuole almeno un mese e mezzo. Questo per il servizio privato a pagamento, quello pubblico immagino che sia anche un po' più lungo.